Le musiche dello spettacolo Istruzioni per non morire in pace sono state selezionate e scelte dopo un'attenta e lunga ricerca fatta con altri due colleghi attori, che ci tengo a nominare perché mi hanno dato una grande mano, che sono Donatella Allegro e Simone Tangolo. Da lì abbiamo estrapolato dei brani, che potevano esserci utili per il montaggio dello spettacolo, brani di operetta, di cabaret, inni, marce, eccetera, eccetera. Abbiamo attinto dal repertorio della Belle Époque e adesso è la fase dell'arrangiamento musicale, che prevedono un organico sia con strumenti a percussione, oltre la fisarmonica e il pianoforte, e anche un violino e un giambè, che è sempre appunto uno strumento a percussione. Perché abbiamo scelto l'operetta? Abbiamo scelto l'operetta, come dicevo prima, perché è più vicina al teatro di prosa e poi perché la musica ha una brillantezza e una piacevolezza quasi immediata, direi immediata. Quindi più orecchiabili e più adatte per poi farci e crearci un testo sopra che sottolinea al meglio le situazioni della messa in scena.